Benvenuto al professor Nicola Gatti, docente del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano. Parliamo di intelligenza artificiale, cosa ci raccontano le recenti polemiche sull'utilizzo di ChatGPT anche in Italia? Il caso di ChatGPT è un caso molto interessante perché l'Italia è stata la prima nazione a livello mondiale a sollevare delle criticità in merito allo strumento. Inizialmente c'è stata una divisione all'interno della comunità scientifica in quanto si temeva che fosse un intervento al fine di andare a limitare la libertà della ricerca scientifica dei ricercatori, in quanto l'impressione è che si temesse lo strumento e si volesse totalmente bloccare, cosa che poi in realtà non si è dimostrata in quanto il problema alla base era un problema di privacy dei dati che il garante poi ha elaborato e discusso con OpenAI, che era l'azienda che ha prodotto ChatGPT, ed è stato infatti risolto. Molto interessante il fatto che l'Italia è stato il primo paese ad affrontare questo tipo di problema, e in questo momento altre nazioni, ad esempio Francia, Canada, stanno anche loro andando a considerare questo tipo di problema, interagendo con il nostro garante. In ogni caso, anche se il caso di ChatGPT si è ridotto, almeno si sta riducendo a una questione meramente legata ai dati, ha sollevato, o meglio, ha dato ulteriore forza alla discussione che c'è in questo momento in merito alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Infatti, dobbiamo ricordare che mentre a livello italiano e soprattutto a livello europeo si è partiti immediatamente dal 2018 a discutere di quella che potrebbe essere una regolamentazione dell'intelligenza artificiale, a livello di Cina piuttosto che degli Stati Uniti questo non è avvenuto, è stato invece demandato il problema della regolamentazione. E persone come Elon Musk e recentemente Geoffrey Hinton da Google, che è uno dei personaggi più importanti all'interno della comunità scientifica, ha proprio sollevato questo punto, rimarcando il fatto che oggi andare a regolamentare, a definire quello che l'intelligenza artificiale può e deve fare è cruciale per il nostro futuro. Quali sono oggi le frontiere di ricerca più promettenti o più interessanti nel campo dell'intelligenza artificiale? ChatGPT è considerato un po' come l'emblema dell'intelligenza artificiale. ChatGPT ha delle applicazioni future molto molto interessanti su ambiti molto specifici e sicuramente, come abbiamo detto prima, c'è un problema legato alla regolamentazione. Esiste però tutto un altro ambito dell'intelligenza artificiale che io chiamerei di tutti i giorni, nel senso che ci sono tantissime tecniche che oggi possono essere prese, possono essere utilizzate all'interno delle nostre aziende o nella vita di tutti i giorni, che permetterebbero un miglioramento di quelli che poi sono i processi industriali piuttosto che la pubblica amministrazione, senza dover andare a incappare a quelle che sono poi le problematiche dal punto di vista della regolamentazione. Esempi proprio banalissimi sono, ribadisco, il mondo del manufacturing, il mondo del commercio, del marketing, potenzialmente anche quello dell'educazione. Sia McKinsey piuttosto che Stanford, che tiene un osservatorio internazionale, piuttosto che Comunità Europea, vanno a stimare che il valore che l'intelligenza artificiale può dare a livello di mercato globale si attesta a circa il 15% del PIL nel 2030. Circa il 50% di questo valore aggiuntivo che verrà dato al PIL si concentrerà nell'ambito del commercio e del marketing, e circa il 30-35% nell'ambito del manufacturing, dimostrando che effettivamente non abbiamo bisogno oggi di dover utilizzare degli strumenti così innovativi, così potenti, potenzialmente così demanding dal punto di vista dei costi, ma possiamo fare cose probabilmente più semplici, ma con un impatto molto più pervasivo. Grazie al PNRR è stato costituito un partenariato esteso proprio sull'intelligenza artificiale. Perché si tratta di uno strumento innovativo? Lasciami rimarcare che l'intelligenza artificiale oggi a livello italiano, almeno dal punto di vista della ricerca scientifica, è molto molto sviluppata. L'Italia è una delle principali eccellenze in termini di competenze, in termini di produzione scientifica, che è tipicamente misurata tramite il numero di articoli piuttosto che il numero di citazioni. Il principale deficit dal punto di vista italiano invece è quello delle infrastrutture. Cioè, se prendiamo ad esempio ChatGPT, oggi in Italia abbiamo le competenze per replicare o per fare strumenti simili. Quello che non abbiamo proprio l'infrastruttura di calcolo. Ad esempio, ChatGPT, ha bisogno solo per la fase che si chiama di addestramento oltre 100 milioni di euro in termini di macchine, che devono poi girare, devono
operare per molto molto tempo. L'idea del PNRR è stata di operare a vari livelli. Un primo livello, dal punto di vista meramente scientifico, è stato quello di costruire una rete di eccellenza costituita da 10 SPOC, che di fatto sono dei centri sparsi a livello italiano, ognuno con delle competenze specifiche. Ad esempio, lo SPOC milanese che io coordino è eccellente per tutto quello che riguarda machine learning, sia in ambito online, quindi quando i dati arrivano in modo sequenziale, sia per il modo offline, che vuol dire colleziono tanti dati e poi faccio girare gli algoritmi di machine learning. Il partenariato esteso, come dicevo prima, mette insieme a livello italiano le eccellenze, sia dal punto di vista accademico, con l'obiettivo di andare a migliorare il nostro know-how e renderci più forti a livello internazionale, sia mette insieme alcune aziende che ci immaginiamo essere poi quelle che traineranno lo sviluppo tecnologico in ambito intelligenza artificiale a livello italiano. Assieme a questo tipo di manovra diretta principalmente alla ricerca scientifica, il Ministero, in particolare il Ministero del Mise dello Sviluppo Economico, ha messo sul piatto un certo numero di finanziamenti, alcuni miliardi di euro, per favorire l'utilizzo e lo sviluppo di questo tipo di tecnologie a piccole, medie e grandi imprese. Quali opportunità potranno nascere da questo partenariato per le imprese e per il sistema della ricerca italiano sull'intelligenza artificiale? Come tutte le misure PNRR di rilevanza nazionale, che sono i centri nazionali, gli ecosistemi di innovazione, i partenariati estesi, si hanno un certo numero di finanziamenti diretti a imprese, piccole e medie imprese, che non sono coinvolte all'interno, in questo caso, del partenariato. Si prevedono, nel caso almeno specifico del partenariato esteso in intelligenza artificiale, circa 1 milione di euro che saranno dedicati tramite dei grant i fondi a cascata a piccole e medie imprese. La definizione esatta del taglio del grant, dell'obiettivo, del tipo di progetto è demandato a fine anno, quindi fine 2023, inizio 2024. L'obiettivo di questo tipo di manovra è quello di coinvolgere delle aziende e quindi far stringere delle relazioni tra mondo della ricerca, che oggi è considerato lo strumento fondamentale per poter fare innovazione nell'intelligenza artificiale, e il mondo aziendale, che ovviamente è fondamentale per poi trainare e sviluppare un paese. Una delle tematiche che sicuramente oggi è in discussione, ma non solo all'interno di questo del nostro SPOC milanese intendo, ma a livello nazionale, è quello di sviluppare un'intelligenza artificiale in collaborazione con le aziende che sia sostenibile, dove per sostenibile si intende che non richieda una quantità di computazione, di energia e di hardware eccessiva e che quindi sia in qualche modo anche green. In questa direzione mi piace ad esempio menzionare lo SPOC che ha sede a Cosenza, il cui tema è esattamente Green Artificial Intelligence e che vorrebbe appunto concentrarsi su tutto quello che è sostenibilità associato all'intelligenza artificiale.